Aeroviaggi amplia la sua offerta ed annuncia una nuova struttura in Sardegna. Ce ne parla il presidente del gruppo, Antonio Mangia. Dove è situata questa nuova struttura? È situata a Budoni, in una zona bellissima, sul mare, con una spiaggia di sabbia fine, un albergo rinnovato proprio l'anno scorso, totalmente rinnovato, ha 158 camere. Noi siamo lieti di offrirlo al mercato che richiede, ancora nostri prodotti perché sono apprezzati sul mercato. Quante strutture conta in questo momento il suo gruppo? Contiamo 12 alberghi, di cui sono 11 di proprietà e uno in gestione. Sono dislocati 8 in Sicilia e 4 in Sardegna, nella zona nord della Sardegna. Sono quasi tutti senza debiti pagati perché li gestiamo da una ventina di anni, li abbiamo comprati e quindi siamo anche sereni in un momento difficile, quindi possiamo fare nuovi acquisti e nuove espansioni, approfittando anche dei prezzi dell'immobiliare che sono notevolmente scesi. Le strutture del gruppo Aeroviaggi sono tradizionalmente a dimensione familiare. Quali sono le caratteristiche principali? Ma le caratteristiche sono tante e molte sono innovative. Anzitutto è tutto compreso, quindi non c'è la famosa tessera club, si paga la SDRAE, l'ombrellone, non si paga nulla. Si paga su certe strutture unicamente la consuma bar, ma no, su altre c'è pure la formula all inclusive. Quindi questa è la caratteristica. A questo cosa aggiungiamo? Aggiungiamo il prodotto, che abbiamo voluto creare un prodotto. Per prodotto intendo un qualcosa dove il cliente si trova bene. E l'abbiamo dedicato al mercato italiano e francese, proprio perché abbiamo studiato che i due paesi, che pare che siano in concorrenza, ma noi abbiamo verificato che stanno bene insieme a condizione che non ci sia una preponderanza eccessiva dell'uno o dell'altro. E quindi con un'animazione che è fondamentale nei nostri prodotti italiano e francese, graditissimo dai clienti perché l'animatore italiano è gioioso e quindi fa la parte, diciamo, ricreativa e animativa. Il francese si occupa della tecnica, della base nautica, direttore del tennis, queste cose in questo senso. E quindi nasce un prodotto veramente bene che è accompagnato da una alimentazione eccellente, eccezionale, gradito dai clienti, lo dico perché sono i giudizi dei clienti, altrimenti non mi permette di dirlo. Servizio tutto a buffet, sia la piccola colazione che è quasi un pranzo, sia il pranzo che la cena. Moltissimi alberghi hanno lo show cooking, cioè di fronte al cliente facciamo grigliate di carne, grigliate di pesce, spaghetti spadellati, il cliente vede ancora di più invogliato. Questo l'abbiamo in tanti alberghi e lo vogliamo sviluppare ovunque. In tutti gli alberghi c'è il wifi, ma quel punto principale, qualificante, lo sapete, quale noi abbiamo molto studiato, è il servizio. I clienti dei nostri alberghi apprezzano molto che il personale lavora divertendosi. Noi ovviamente per arrivare a questo risultato rispettiamo il personale, diamo tutto quello che spetta al personale e in molti qualcosa in più. E la missione del direttore è unicamente quella di soddisfare i clienti e il personale. In una stagione di crisi, i numeri del suo gruppo parlano di, una tenuta rispetto ai numeri dello scorso anno. Come lo giustifica? Come lo spiega? Io me lo spiego anzitutto per avere per tanti anni fornito una qualità. Noi un reclamo è rarissimo nei nostri clienti, veramente rarissimo, non diciamo storie, ma è così, lo dico e tanti clienti lo sanno. Quindi il successo è che noi siamo messi in testa al primo momento di fornire una qualità, cercando di fornire questa qualità con un buon rapporto qualità-prezzo.